Io sono Mariam Rahimi, vivo in Puglia da tantissimi anni. Sono regista del cortometraggio Time to Change. Il cortometraggio dura 15 minuti e racconta le donne iraniane. Praticamente la sceneggiatura del cortometraggio è circolare e comincia da una donna e poi racconta quattro donne e poi arriva sempre la stessa donna che abbiamo cominciato il cortometraggio. È un cortometraggio molto costoso perché noi abbiamo avuto 21 attori e abbiamo avuto 9 location. Avere 9 location e 21 attori non è facile gestirlo e per fortuna ce l'abbiamo fatta, anche perché dietro di questo cortometraggio c'era una grande produzione che cioè io avevo a disposizione tutto quanto che avevo bisogno e l'abbiamo girato in 4K. E spero che stasera al pubblico di Pomponesco piaccia il mio cortometraggio e riesce a convincere la giuria. Tuttavia sono molto contenta che sono qui, ho fatto tanta strada, sono dalle 6 di mattina che sono per strada, quindi non vedo l'ora che comincia questo festival e godermi, diciamo, anche il pubblico che vede e magari apprezza il mio cortometraggio, perché la cosa che per me è importante è che viene visto il cortometraggio, viene visto dappertutto del mondo. I cortometraggi si fanno anche per questa cosa. Quando un regista ha da dire, quindi secondo me si mette in gioco e racconta. Io ho sempre raccontato le donne, la mia fissazione è raccontare le donne in cui sono in violenza. Il mio primo cortometraggio è stato sulle donne africane, quelli che subiscono violenza in Egitto e poi rimangono incinta. Era un cortometraggio sull'aborto e i diritti delle donne. Il secondo, Mare Nostrum, ha vinto il Ministero Beni Culturali 25.000 euro, il mio progetto, quindi abbiamo girato in Italia. La protagonista Yuma Diakite, la modella famosa che vive in Italia, e la sua prima proiezione è stato in Festival di Venezia, è stata una bellissima esperienza. Questo è il mio terzo cortometraggio che finora l'ha preso 27 festival e ha vinto 8 premi. Devo dire qualcos'altro? No, no, le produzioni precedenti da dove venivano? Allora, il mio primo cortometraggio l'ho girato senza avere una produzione, l'abbiamo fatto come un gioco più o meno perché volevo vedere quello che ho studiato, se riesco a metterlo in pratica. Il secondo invece è stato una cosa grande perché ho vinto questo bando di Migrarti, il Ministero Beni Culturali. E quindi la produzione è Wave, SRL di Roma. Federico Lami è stato il produttore di Mare Nostrum e Mare Nostrum è stato, diciamo, ha fatto, anche se un cortometraggio silenzioso è più fatto di scene, però ha fatto il giro del mondo e mi ha dato, diciamo, quella soddisfazione che volevo. Tempo di cambiare, Time to Change, praticamente è un cortometraggio che l'abbiamo girato con un produttore importante iraniano, si chiama Amir Parvin Hosseini. Lui, diciamo, i suoi film, fa i film da cinema, serie TV, tutti i suoi lavori sono quelli che vendono molto di più, cioè,
rispetto agli altri film in Iran. Lui, quando ha letto la sceneggiatura, ha detto: Mariam, io non faccio cortometraggi, però se ci tieni a me piace, quindi lo facciamo. E infatti io, quando stavo in Italia, ho scelto le protagoniste, ho scelto tutti i personaggi tramite video che mi mandavano, cioè abbiamo fatto casting da distanza e poi quando sono andata in Iran avevo pochissimi giorni per preparare attori, ma poi erano tantissimi, erano 21 attori e in 4 giorni ce l'abbiamo fatta, voglio dire, abbiamo girato e è stato un film difficile e molto costoso. Quante sceneggiature hai già scritto nella tua No, storia? io di sceneggiature ho scritto tantissime perché io adoro scrivere, infatti ho scritto 6-7 libri in lingua italiana, in lingua persiana ho scritto altri. E io senza scrivere non ci posso vivere. Cioè, per me è come respirare, scrivere, quindi ho scritto tantissime sceneggiature. Adesso una mia sceneggiatura a lungometraggio da cinema, che poi questo sarà diverso rispetto a tutti gli altri, è una commedia. Non abbiamo ancora firmato, però c'è questo accordo verbale con un produttore iraniano e un produttore italiano, in cui il 20% di questo film si gira in Italia e l'80% si gira in Iran. Ed è spero che questo magari nel 2020-2021 esce in cinema, nelle sale. Titolo. Titolo La sposa italiana è tema quando si conoscono un ragazzo iraniano e una ragazza italiana e le problematiche di questa seconda generazione che poi ce l'hanno con i loro genitori, magari i genitori iraniani che sono un po' più religiosi, sono più tradizionali, i genitori italiani che sono un po' più riservati, non accettano lo straniero e quindi da questa situazione io ho cercato di poter tirare fuori una commedia.